Ah, un po' di shampoo qui, un po' sotto dentro le orecchie. Ah, oh, mi state guardando mentre faccio la doccia, non, guarda, non guardate. Oggi tutina gialla perché chiudiamo la nostra tutina, che è incastrata, perché siamo in un nuovo gioco di Trova le Morph di Sonic. Sono felicissimo perché hanno fatto un nuovo gioco. E come potete vedere ci sono le backrooms. Non mi ero lavato dietro il culetto perché dobbiamo prendere un Sonic. Ci servirà subito un Sonic. E l'unico Sonic che ho è questo che ho trovato adesso, perché è un gioco nuovo. Dobbiamo trovare un Sonic senza testa, ma ce ne sono tantissime. Questi sono quelli delle backrooms, guardateli. Sono inquietanti, ci guardano con i loro televisori. Oh mio Dio, sono questi qua. C'è anche Rainbow Friends. Lasciate subito un mi piace se volete che nel prossimo episodio facciamo Rainbow Friends Sonic, lo andiamo a cercare. E siamo appena diventati... Oh, quando salta è bellissimo. Vado anche molto più veloce, posso fare i salti in alto doppi. Ma dov'è la testa? Dov'è? Quindi ci teletrasportiamo qui nelle altezze. E sto per perdere la testa talmente alto. Soffro di vertigini. Oh, non ho la testa di già. È abbastanza difficile. Ho appena fatto cadere. No! Ce l'ho fatta! Siamo arrivati in cima e si è appena aperto un anello. Ma dobbiamo andare lì. Quello è l'anello delle becche. Cosa? Ma da qui ce la faremo. Woohoo! Super salto. Dov'è che si va qui dentro? No, sono entrato. Cosa è successo? Ok, meno male che abbiamo la tutina gialla. Questa musichetta non mi piace. Oh, va bene che siamo veloci. Guarda, io posso tornare lì. Fatemi tornare. Non dobbiamo avere paura. Siamo veloci, possiamo scappare. Che cos'è? Backroom Sonic. Abbiamo trovato il primo Sonic. Questo è il primo Sonic delle backrooms. E guardate un po'. Oh, oh mio Dio, non ha neanche gli occhi. È inquietante. Guardate quando salta. Posso pulire il soffitto dalle ragnatele di Mummy Long Legs. Quanto tempo che non la vediamo. Ma qui si va nel glitch. E c'è una videocassetta. Forse dovremmo prenderla. Dai, ti prego. Sì. Ah, stavo per cadere. Ma abbiamo appena trovato una VHS controllata. Le VHS sono dei vecchi... Non so neanche come dirlo. Sono delle cassette dove si vedevano i cartoni. Noi vedevamo i cartoni sulle cassette. Ed è proprio questa. Questa secondo me è la mia preferita. C'è una mano che esce dal pozzo. Questa è un film vecchissimo, si chiama The Ring, l'anello. Sono caduto nel glitch, è tutto nero. Ma dove siamo finiti? Non ci credo. Queste sono le mushrooms. Ci sono le backrooms. E mushrooms in inglese vuol dire fungo. Quindi abbiamo trovato la zona dei funghi. Ed è proprio la zona, se vi ricordate, nel film di Sonic 2, è dove Eggman ha vissuto. Nelle mushrooms, nelle stanze fungo. Non ci posso credere. Quanti ce ne sono? Ce n'è un altro. Sono tutti dei televisori. Non guardate questo televisore. Potrebbe essere un buon titolo per il video. Oh, ma lì c'è un altro. Che cos'è? Oddio, ne abbiamo trovati tantissimi. Eccoli, abbiamo trovato tutti i televisori con gli occhi che ci spiano. Ma forse ce n'è qualcuno più nascosto. Do una piccola sbirciata e poi vi dico se ho trovato qualcosa. Abbiamo trovato tutto e televisorini che siamo. Ci siamo riteletrasportati all'interno delle backrooms. Non è una buona idea, lo so. Ma adesso proviamo tutte le altre morph. Questa qui del glitch. Potrei mettervi un effetto glitch in questo momento. Abbiamo trovato anche questa. Oh, con quell'occhio lì, strano. Ma questa è la mia preferita. Ditemi la vostra preferita, ovviamente. Andiamo a cercare altre morph all'interno delle backrooms. Io ho paura di perdermi e non ritrovarmi mai più. Cos'è? Perché c'è un clown dentro le backrooms? Oh no, c'è un altro percorso. Ma quella corona, io so cos'è questa corona. No, ce l'avevo quasi fatta. Ti prego non dirmi che sono di nuovo nel mondo dei funghi. No, questa è un'altra backrooms. Vi ricordate quando abbiamo fatto l'escape lobby della backroom? Dove c'era questo filo rosso? Cos'è? Si pensava fosse il tubo per l'aria, per l'ossigeno, per far respirare gli uomini delle backrooms. Comunque qui abbiamo trovato Detective Sonic. Non mi fa impazzire. E qui invece c'è qualcosa di glitchato. Warning glitched Sonic. Eccola, è proprio questa. Vediamo se ce la mettiamo. Che bella. Attenzione, perché qui c'è una porta aperta. E io forse dovrei farmi gli affari miei. Ma che cos'è questa mano? Majin Sonic. E questo è un meme. Ma qui c'è qualcos'altro. Cos'è sta cosa luminosa? All seeing Sonic. Sonic che vede tutto. Quindi penso abbia tipo tantissimi occhi. Vediamo. Oh mio Dio.
Questo vede tutto, sì. E se cado qui dentro? Niente. Sono caduto, non è successo niente. Ma adesso... mi ha fatto andare in un'altra zona. Ma sono troppe zone. Vediamo. Possiamo andare di qui o il passaggio è bloccato? È bloccato, ma abbiamo appena trovato SCP-3008. Hanno aggiunto anche gli SCP. Dovrebbe essere questo. Wow. Ma ancora ci manca Blue dei Rainbow Friends, che si trova qui nelle backrooms. E allora andiamo a cercarlo. Perché ci sono delle colonne sparse così? Qua vedo della luce strana, ma non c'è niente. Però qui forse abbiamo trovato Sonic TV glitchata. E qui dietro che cos'è sto coso? Cos'è sto coso schifoso? Noi lo prendiamo. No, è Sonic Noob Nabbo sciolto. Penso che qui abbiamo finito tutto. Sì, abbiamo finito tutto in sta zona. Possiamo andarcene, abbiamo trovato tutti i segreti. No, aspettate, qua c'è qualcosa. Che cos'è? Abbiamo trovato un altro con gli occhi. Ma perché si sono fissati con gli occhi? Perché ci sono tutti questi occhi nelle backrooms? Rientriamo dentro la luce. Ok, si può rientrare, meno male. E ora riseguiamo questo filo rosso. No, dobbiamo tornare indietro. A meno che qui non ci sia un altro passaggio segreto. È diventato tutto nero per troppo tempo. Non si muove più niente, è tutto nero. Devo... Non posso neanche resettare il personaggio. Mi sono buggato per sempre. Purtroppo siamo dovuti rientrare. Ci rimettiamo le nostre morph e dobbiamo rifare di nuovo questo parkour. Se non ci riuscite è normale. Cosa? Potevo far così? Forse questa morph è più forte delle altre. Forse ho potuto fare un salto più alto, vediamo. Sì, non dobbiamo più fare il parkour, meno male. E qui possiamo prendere questa morph, che è dell'angelo. Abbiamo trovato Angel Sonic. Qui c'è Zombie Sonic. Perché non me la fa prendere? Oh mio Dio, l'avete visto? Per un millesimo di secondo. E qui invece c'è Angelo Caduto Sonic. Qua abbiamo un'altra corona. Super Sonic. Qua c'è un'altra Super Fire Sonic. E finalmente possiamo rientrare all'interno delle backrooms. Ecco fatto. Bene, siamo dove tutto è iniziato. Andiamo a cercare le morfe in questo posticino. Questa l'abbiamo presa. Prima di cadere lì, noi potevamo andare a esplorare altre zone, tipo ad esempio di qui. E poi eravamo caduti forse. Sì, eravamo caduti da questa parte. Mi sto perdendo. No, non mi rifar far tutto, ti prego. Questo teleport che è buggato. E ci riproviamo ancora. Bene, qui avevamo esplorato tutto. Credo di sì. Eravamo andati anche di là? Non credo. Non credo eravamo andati di là. Dai. Sì, ce l'ho fatta. Ma questo che cos'è? Questo è un buco. Forse non dovrei entrarci. E se forse lì sotto c'è qualcosa? Prima di tutto prendiamo questa maschera dell'entità pazza e ce la proviamo subito. Oh, è anche tutta glitchata. Io voglio entrare in quel buco, ma forse... Oh, perché c'è una maschera qua? Sto facendo muovere la maschera. Mi è caduta la maschera. Cosa sta succedendo? Però in quel buco ci entriamo dopo, perché qui ci sono altri posti da esplorare. È vero che andare veloci è utile contro le entità nelle backrooms, ma ci ha fatto anche cadere giù nel buco nero un sacco di volte. E abbiamo trovato la tuta hazmat di Sonic. Ce ne sono tantissime nelle backrooms. Guardate che bello. Oh mio Dio. E di qua mi sto perdendo. Sì, mi sono ufficialmente perso. Potrei... Ah, quante ce ne sono? Abbiamo trovato questa, abbiamo trovato questa. Ce ne sono tantissime attaccate alle pareti, però sono difficili da trovare. Credo che possiamo lasciare questo posto, anche perché voi non starete capendo più niente. Cos'è sta stanza piena di occhi? Oh mio Dio, cos'è? Void Sonic? Qui c'è qualcos'altro. Glitched Mask Sonic. E credo che qua abbiamo trovato tutto. In questa stanza nera ce n'erano solo due. Usciamo. Non ci rimane nient'altro che provare a prendere quello che non so cos'è. Forse mi sa proprio che è Blue the Rainbow Friends. Sì, dobbiamo prenderlo. Opla, no! Dai, il buco, no, ti prego. Poi mi buggo, non posso più tornare indietro, guardate. Ecco, buggato per sempre. Sì, è questa. È la colonna di Blue questa. Ma lui ha Sonic glitchato di Pibby. Lasciate un mi piace e commentate qui sotto qual è stato il vostro Sonic preferito, perché nel prossimo cerchiamo Pibby glitchata e Rainbow Friends. Da Loki è tutto. Siate veloci.